Pokémon Emerald Rogue, ma solamente con Pokémon Shiny. Oggi proverò questa pazzia. Infatti proverò ad andare più avanti possibile utilizzando solamente Pokémon cromatici nel gioco al momento Emerald Rogue. La probabilità di apparizione, attenzione, sarà 1 su 100, quindi molto aumentata rispetto ai giochi normali di terza generazione. Utilizzerò anche le regole Nuzlocke, quindi un Pokémon ad area e non mi curerò durante la battaglia, quindi molto difficile. Mi raccomando, prima di partire un mi piace ragazzi, per voi è gratis, per me è un grande aiuto per il video. Un commentino qui sotto e iscrivetevi per aiutarmi a raggiungere i 100.000 iscritti prima o poi. Vediamo un po' quindi come ce la caviamo con i Pokémon Shiny. Quindi bando alle ciance e avviamo il cronometro a questo punto e direi che possiamo partire con questa run. Sì, so l'altra run, ma non importa, non importa. Andiamo. Sapete tutti come funziona il gioco, in caso vi invito a recuperare il video o la live che trovate sul canale, supportate tutto, mi raccomando, compreso questo video. Se volete anche altre sfide, perché no, un bel mi piace ora è d'obbligo. Questa volta ho scelto il personaggio rosso, bellino, e vi ricordo che trovate tutte le regole di questo video in descrizione. Giocherò con le regole Nuzlocke, ovvero sceglierò un Pokémon a area praticamente, ne catturerò uno e questo Pokémon dovrà essere cromatico, vi ricordo. E il nostro starter chiaramente lo scegliamo in questo momento, però lo andremo poi a depositare in favore del primo Pokémon sostanzialmente. Lo andremo a far fuori, in poche parole. Quindi vediamo un po' chi abbiamo. Abbiamo Unown, bello, Vulpix, non so se gli starter sono 1 su 100. Comunque sia, come vi dico, lo andrò a sostituire con il primo Pokémon che andrò a catturare sostanzialmente. Vabbè, Vulpix, sarebbe figo trovarlo shiny. Non so, come dico, se anche per i Pokémon statici hanno aumentato la probabilità. Dovrei indagare, non lo so, comunque sia io mi baso solo sui Pokémon selvatici in questo video. Perfetto, siamo quindi nella prima zona. Cercheremo qui il nostro shiny, che sarà il nostro vero starter, che andrà al posto di Vulpix. Ci sono diversi Pokémon, ce ne sono 4 qua disponibili, già uno strumentopolo. Non è male non affrontare nessun allenatore. E adesso, ragazzi, è il momento per me di cercare questo fantomatico Pokémon Shiny, che sarà il mio starter, il nostro starter. Oddio, velocissimo Slugma Shiny, fantastico, guarda che bello. Direi che adesso ci alleniamo giusto un pizzico, forse no. Calmati, che siamo in Nuzlocke, fratello. Calmati, ecco, Pomital 2 potrebbe già essere un avversario. Minchia, mi ha sciolto quel Barboch. Dai, però sono messo bene, ragazzi. Ho imparato anche Incinerate al posto di Braciere, quindi io direi di sfogare la potenza. Ma colpisce un po' strano sto attacco, cioè un po' storto, vabbè, non importa. Comunque lo facciamo per i soldi, chiaramente. Oh no, Tauros, con Intimidate, oh che paura che mi fa Tauros. Guarda, tremo quasi, vabbè ragazzi, ovviamente... Meno male che siamo al 15, se no Tauros era già un cliente abbastanza scomodo. Beh, direi che a questo punto si può uscire da questo dungeon, ho preso di tutto. Siamo fuori. Oh, qua è un bel percorso con altri 4 Pokémon. Bellissimo, veramente bellissimo Gligar. Veramente, oh, finalmente, meno male che non ho trovato gli altri, perché altri tipi fuoco mi avrebbero veramente fatto impazzire. Ok, con Gligar già si ragiona. Tra l'altro l'ho trovato praticamente all'istante, ragazzi. All'istante lo catturiamo. Let's go. La cosa brutta è che siamo già alla palestra. Cioè, c'era già la palestra nel percorso dopo. Ok, abbiamo Alice con la prima campo palestra. Come tipi volante. Va bene, il nostro team non è proprio il massimo. Lei quanto ne va? 3 o 4? Probabilmente, dai. Potremmo anche farcela con il nostro Gligar. Allora, qua era già da partire... con Slugma, avendolo saputo, chiaramente. Vediamo un po'. Slugma, madonna, non mi dà veramente soddisfazioni. Ecco, appunto, paralisi. Partiamo veramente bene. Qua devi colpire, però, amico mio, Anzi, potevo fare anche Rock Throw, che era un per 4. Madonna. Vabbè, ragazzi. Che vi devo dire? Cioè, dai, ha fallito il primo attacco. È rimasto uno, vabbè. Ciao, Slugma. Addio. Grazie, arrivederci. No, un HP! Un HP incredibile, come ha fatto? Ancora vivo, pazzesco. Oh mio Dio, aiuto. Ma come Skarmory, bro? Dai. Mi sembra un po' eccessivo. Ma un po' troppo eccessivo. 10 HP. Cribbio. Cioè, poi quell'altro si fa paralizzare subito. Grazie, molto gentile. Dai, basta. Bene.
Prima run andata. Non si direbbe, ma questo Elekid è shiny. Effettivamente è un po' più luminoso, eh. Vi assicuro che è shiny, eh. Non sto mentendo. Effettivamente è più luminoso. È uno di quei shiny abbastanza imbarazzanti, devo dire. Ah, bene, non ci sta neanche. Ma vedi di star dentro, per favore. E ora sì, si va, ragazzi. Si va contro il team. Ma perché? Ma perché lui? Vabbè, dai, ci sta lui. Che inizia a fare l'autolamento. Oddio, è pazzo. È pazzo. Era già impazzito quel Dusperse. Incredibile. Vabbè, questo ce lo mangiamo. Col panino, col toast, colazione. Ma le cure è vero che non ce le ho. Ah no, le ho le cure, le ho. Beh, una la usiamo già, mi spiace. Tanto in battaglia non le uso. Forse è stata una pessima scelta. Poteva andare peggio comunque, poteva andare molto peggio. Minchia, le reclute sono povere. Sottopagate dal capo. Cioè 600 mi ha dato. Va bene, le piume. Ci può anche stare. Lo posso accettare. Ancora Kangaskhan. Non ne posso più di Kangaskhan. Non ne posso più di Kangaskhan. Oh, oh, bello, bello proprio. Mi ricorda il mio Elekid, ma bello comunque sia, sa. Molto, molto bello. Beh, dai, se la sta cavando bene contro gli allenatori. Il problema è che è un Barboach, ragazzi. Cioè, il problema è semplicemente quello. Speriamo che siano buoni. No, vabbè, io impazzisco proprio, impazzisco, amici. Impazzisco, amici. Se trovo veramente Warpole Shiny, io impazzisco. Warpole Zubat, vabbè. Meglio che un pugno in un occhio, alla fine. No, no, io non lo accetto. Io non lo accetto. Io non lo accetto. Io chiedo la revisione dello Shiny. Ma perché? Ma perché proprio lui? Ma perché? Ma veramente, dai, ragazzi, cioè, voglio il VAR, voglio il VAR. Ha anche delle buone mosse, Barboach, eh. Ha anche delle buone mosse. Tanto è già salito al 15, lui. Ha parato Bug Bite. Non si evolverà neanche perché ha preso troppa esperienza. Bello, bello. Veramente un bel Pokémon, devo dire. Dai, voglio dire, adesso ci sarà Alice sicuramente, dai. Alice, ma ancora lui, ancora. Ma quante volte devo affrontare Rodolfo? Quante volte? Beh, vedo che è abbastanza ostico, eh. Eppure ostico. Vai, Rudolf, con Wooper questa volta. Azz, con Wooper. Attenzione, attenzione. Quasi quasi potrei fare un'amnesia. Un'amnesia te lo faccio davanti, eh. Quasi quasi. Bel boost in difesa speciale. Goloso. 6 HP. Eccoli, infatti. La velocità è andata, non vi dico dove. La velocità è andata, non vi dico dove. Oh! Pazzo il crit! Il crit demolente proprio. L'ombra è finita. Finita la partita. Però aspetta, io c'ho Silcoon. Potrebbe essere il mio asso nella manica questo. Non ho maniche in questo momento, ma potrei avere l'asso. Guarda che switch. Dai, però l'ombra. Cioè, veramente, fatto apposta. Però potrei avere per te... Potrei avere per te un Bug Bite. Absorbe proprio niente, zero. La prossima volta andrà meglio. Oh, 4 HP, ragazzi. Gli ho anche aumentato gli EV in difesa. Con le piume, così, tanto per. Ecco, Fury Swipes. Però è troppo forte, ragazzi, il nostro Silcoon. Io l'ho sempre detto. E eravate voi che non ci credevate. Io l'ho sempre difeso, lui. L'ho sempre difeso. E poi arrivo... Vabbè, Poliwag. Pensavo peggio comunque sia. Pensavo peggio. Resiste che è una goduria proprio, eh. Che è un piacere. Ovviamente non troppo. Non troppe sberle in faccia che poi mi rimane ancora traumatizzato. Cioè, veramente insospettabili, ragazzi. Vai, Mad Bomb. Abbiamo vinto, incredibile. Non si sa neanche come, ma la prima medaglia è in saccoccia. Ebbene sì. Badge 1 completata. Ok, oddio, ma là, ragazzi, è pieno di Pokémon Market praticamente. Beh, questo qua lo potrei anche evitare e vado direttamente in un percorso. A questo punto sì. La via vittoria. Qua voglio bestione gigante come Pokémon, eh. Ci potrebbe stare lui. È proprio lui. Guarda che bell'occhietto blu che ha. Guardalo, bello, bello, bello. Lo prendo volentieri un Lunaton. Avrei preferito Lapras, sarò sincero con voi. Sarò sincero, però posso prendere anche Lunaton con la Great Ball, volendo. Sì, questo è il classico allenatore di fine percorso, pazzo. No, non è vero. In realtà con Furret fa abbastanza schifo, in realtà. Cioè, detto proprio sinceramente, sei imbarazzante, fra. Dai, a questo punto proviamo. C'ho solamente 5 pp di Ferana. E ho dato anche una Ramberry. Ci può stare, non nient'altro. Vediamo un po' chi è. Ok, è Rudy. Vabbè, ho Beautifly. C'ho anche Lunaton, che però purtroppo non ha mosse. Cavolo, gli ho tolto la mossa Psico. Effettivamente, Machop. Va bene. Dai, sono tipo terra. Sono tipo terra. Male male non sono messo in realtà. Male male non sono messo. Ok, perfetto. Guarda,
Più di così non potevo chiedere, francamente. Più di così non potevo chiedere. Vabbè, low sweep. Si sbilancia. Questa volta... Cavolo! Ma così tanto! Però, dai, mi sono perso così barbo, cioè, per strada. L'unatone è bello resistente, però bisogna fare attenzione a questo qua, tipo lotta, Vai, haircut, ballet punch. Quanto la voglio questa mossa, però haircut, cavolo, può crittare. E io ve l'avevo detto che poteva crittare al rasoio, quindi tanta roba. Meditite, dai. Ce l'abbiamo in pugno, in teoria, no? Ce l'abbiamo in pugno questo capo palestra. Con un beautyfly. Fantastico. Direi che è il momento di un altro sostanzioso Pokémon. Andiamo qua. Calm Confusing. No, non ci credo. Ho trovato Solrock Shiny? Così? Facciamo una coppia con Lunaton? Seriamente? No, ma davvero? Ragazzi, davvero? Oh no, calmati. No, ma che cazzo fai? Bro, ma che cazzo? Ma perché? Ma sono col team Sole e Luna. Ma dai, bro, ma dovevi essere alleato con me. Ma no, ma cosa combini? Ma davvero, ragazzi, un team Solrock e Lunaton? Pure qui ci sono diversi Pokémon, in teoria, che posso prendere. Cioè, ma dai, qui mi serve qualcosa di molto buono. Se effettivamente esce qualcosa, sì. Qualcosa c'è effettivamente, non Onix, spero. Un gran bel Pokémon, Larvitar, che cosa dite? Un gran bel Pokémon, lo prendo. Sono molto contento, lo prendo, Larvitar. Sa, facciamo un po' i competitivi. Prendiamoci un Expert Belt, così. Così, minchia. Gli avanzi 8K. Beh, una Quick Claw la posso anche prendere, volendo. Quick Claw, Ci posso anche pensare. Penso che questa volta mi curerò subito. Non ho bacche. Bacche. Ma non quelle che mi servono a me, più che altro. C'ho ancora la 4K. Vabbè, la uso. 4K li uso, dai. Probabilmente me ne pentirò. Rodolfo non c'è più, sono contento. Perciò dai. Magari c'è Alice, magari no. Fiammetta, buono. Abbiamo tutti i tipi roccia praticamente, quindi direi molto buono. Poi adesso mi tira fuori i Pokémon della vita e sono qua a piangere praticamente. Quattro Pokémon, vabbè, Growlithe, a meno che non abbia qualche mossa strana, va a casa. Direi che, Ondum va con la lotta, sicuro. Che era super efficace. Ok. Charmeleon. No, Dragon Rage, non ci credo. Meno male che avevo 50 HP, cioè veramente l'infamata. L'infamata Torkoal con siccità. Ok, va bene. Lo posso accettare, carissimo. Lo posso accettare. È pericoloso, questo è pericoloso. Meno male che ho connesso. E questa volta è vinta, ragazzi. Vinta con un crit. A casa. Page 3 completata, conquistata. Con un team mica male, Cominciamo ad andare bene. Oh, lì c'è un PC. Cosa vuol dire il PC? Io sono curioso. Non avevo mai visto il PC. Questo cos'è? Canwet. E andiamo alla Canwet a questo punto. Quanti Pokémon? 6. Bello. Addirittura, ma cosa facciamo? La Monotype roccia praticamente. La Monotype roccia. Ma è la Monotype roccia praticamente questa qui. Cioè, incredibile, ragazzi. Monotype roccia confermata. Ok, in questo percorso possiamo trovare un altro Shiny. Minchia, di nuovo Solrock, cioè. Di nuovo Solrock. Oh, non vedo Pokémon roccia all'orizzonte questa volta, Sempre Enamel, l'avevo trovato già 502 volte. Minchia, Machoke. Bello non è, Insomma, bellissimo non sei, carissimo Machoke, Proprio... avrei preferito di meglio. No, cazzata, c'ho 3 Max Potion, ma sono scemo allora. Sono veramente stupido. Darei a loro, a questo punto. Dai, vediamo un po' come... Chi rimane? Non so chi rimane. Roxanne? Lui. È proprio lui. È proprio Walter. È proprio Watson. E piove. Piove. Purtroppo piove. Quindi qua c'è pure il campo elettrico. Minchia, qua un tuono è confermato proprio. Un attacco tuono, Thunderbolt. Ragazzi, purtroppo qua è tosta. È tostarella la partita qua. Posso fare ben poco a questo punto. Posso fare veramente ben poco. Troppo forte. E c'ho il Rodactyl e 2 Pokémon mezzi fusi comunque. Quindi niente, ragazzi. Veramente niente. Ci ho provato purtroppo. Vai. Già. Giusto. Crunch. Minchia. Che danno. Veramente che danno. Ne mancano 3.
Io sto per perdere contro Plazol e Minun. Thunderbolt, vabbè, vabbè. Oh, ci ho provato, ragazzi, ci ho provato. Ci abbiamo provato insieme. Vai, Rock Slide. Sarà sicuramente Hidden Power super efficace. Vabbè. È stato bello finché è durato, comunque. Cosa ne pensate quindi di questo video? Per me è stato veramente uno spasso registrarlo. Spero vi sia piaciuto. In caso supportatelo con un bel mi piace. Per voi è gratis, ma per me, ragazzi, è un grande aiuto. Commentate qui sotto per altre sfide che potrei portare e iscrivetevi al canale perché ancora molti di voi purtroppo non sono iscritti. Io, come sempre, sono Rocket e vi do appuntamento a un prossimo contenuto sul canale. Bye bye, reclute!